Ciao ragazzi, benvenuti in un altro video. In questo video vi parlerò di The Siren di Kiera Cass, dell'autrice di The Selection, edito Sperling e Kapfer. Allora, questo mi è stato inviato un bel po' di tempo fa, ho postato diverse foto su Instagram e ora vi faccio una recensione completa solamente di lui. Per quest'oggi ho deciso di fare qualche volta una mini rubrica dedicata solamente a un libro, cioè una rubrica di una recensione di un solo libro. Non so se mi sono spiegata. Vi leggo innanzitutto la trama. Kalen è una sirena. Io la chiamo Kalen, è scritto K-A-H-L-E-N. Kalen. Kalen è una sirena, ma non è sempre stata così. Un tempo era solo una ragazza, finché un giorno, mentre stava annegando, l'oceano l'ha salvata e le ha regalato una seconda opportunità a un prezzo terribile. Quello di rinunciare alla vita di un amore, una vita d'amore o di amore, per attirare con la sua voce altri esseri umani in acque mortali. Questo per 100 anni. Ma un giorno incontra, anche qui un altro nome che è uno spettacolo, Akinli, e per quanto tenti di allontanarsi da lui non riuscirà ad andare molto lontano. Quanto sarà disposta a rischiare per seguire il suo cuore? Mi sono scritta tutto, voglio fare la booktuber seria. Allora, di lei sapete che... Scusate, mi è morta la batteria. Dicevo, di Kiera Cass sapete che io ho letto la serie The Selection e allora ho amato la trilogia, ho un po' meno amato ma sempre apprezzato la duologia che unisce The Selection, quindi il continuo della serie vista nella progenie dei protagonisti della prima, così non ho spoilerato niente. E così sono stata attratta quando mi è stato proposto tra le uscite di Sperling e Kapfer di Siren. La copertina poi, cioè, è un amore, cioè, è carina, a me piace un sacco. Ma parliamo del libro. Allora, mi è piaciuto molto il rapporto che si instaura, perché poi, allora, voi vedete il suo prima della protagonista, quindi vedete che lei è con i genitori a fare una vacanza, tutto nelle prime pagine, e sono in nave e a un certo punto c'è stato un incidente, lei sta per annegare e oceano, quindi proprio la voce di oceano, quando lei chiede che farebbe di tutto pur di essere viva, la salva trasformandola in una sirena. Il problema è che non le dice, cioè le fa capire più o meno cosa succede, ma in quel momento sei presa di panico, cioè ti ammazzo chiunque, basta che mi fai vivere. Perché è proprio questo che si tratta. In sostanza Oceano è una creatura, in questo libro, che ha una doppia faccia, perché da una parte ha questo ruolo di madre, affettuosa verso le proprie sirene, quasi possessiva in certi istanti, però nello stesso momento è anche la ricattatrice, perché comunque le loro vite è in mano a lei, è a lei decidere per quanto tempo. Loro non possono parlare, perché nel momento che parlano, che anche sussurrano o emettono un singolo gemito di dolore, fanno impazzire qualunque essere umano intorno a loro, perché è questa la portata del loro potere di sirena. Qui sirena, stiamo rivisitando una leggenda dove appunto viene l'uomo è attirato dal canto, in questo caso è proprio anche solo la voce che li attira. Ed è questo che ha ucciso tutta la famiglia comunque della protagonista. Cioè è stato Oceano che aveva bisogno di mangiare, perché questo, quello che viene, e qua non mi è piaciuto in questo momento per questa cosa, in questo libro. Cioè mi è piaciuto, ma rimangono alcuni interrogativi che avrei voluto che si sviluppassero di più. Tipo, come è arrivata Oceano
a mangiare, a nutrirsi in questo modo. Lì ti dicono solo che Oceano è obbligata ogni praticamente 6 mesi o un anno, non ricordo precisamente bene il momento che trascorre da un momento all'altro, a nutrirsi di vite umane. Quindi chiede a loro di attirare una nave verso gli scogli in modo tale che questi fanno la fine di Titanic in sostanza e così lei si può nutrire delle vite umane, ma non viene spiegato come è successo, da quanto è successo, perché non c'è un modo di evitare tutto questo. Loro eseguono, sono delle sirene, sono solitamente in quattro perché sono tutte sorelle che parlano comunque tra di loro, perché sennò ti dico io, già la vita sociale è zero perché non puoi parlare, se non parli anche tra di loro sarebbe una tragedia. Però, cioè, sono legate a questa persona, no, a questo personaggio, perché devono nutrirla. Quindi ogni tot di tempo, ogni 6 mesi o un anno, loro vanno in acqua, si trasformano in sirene e cantano un canto che si tramandano da sirena a sirena, e fino alla fine dei loro canti vedi proprio la gente che si getta dalla nave per andare verso di loro e morire. E più tempo passa da una parte all'altra, più l'oceano ha fame, cioè l'oceano le richiama dicendo ho fame, dovete venire, dovete fare questa cosa perché ho fame. Questo per 100 anni. Passati 100 anni, cosa succede? Mi direte voi. Passati 100 anni di questa specie di prigionia, loro vengono lasciate libere. Quindi ovviamente sono immortali, cioè hanno 25 anni quando sono morte, rimangono per 100 anni, 25 anni ovviamente. Vengono lasciate libere, però viene cancellata tutta la sua memoria. Quindi una volta che tu poi ti ritrasformi, allora, quando ti trasformi in sirena non ti ricordi più della tua famiglia con il passare del tempo, ma passato poi questo periodo dei 100 anni, non ti ricordi chi sei, non sai chi sei, non sai cosa sei, cosa eri, non ti ricordi nulla. Quindi vivi il tuo resto della tua vita umana senza sapere niente di quello che è successo prima. Quindi anche lì, cioè, sei libera, puoi crearti una vita tua, che è quello che loro desiderano, quello che la protagonista desidera, avere una storia d'amore come legge nei libri, e riuscire a parlare con qualcuno, essere amata, perché comunque si ritrova sola, le sorelle non hanno bisogno, c'è chi passa da un ragazzo all'altro, perché non è necessariamente scritto da nessuna parte che devi parlare per fare determinate cose. Quindi c'è una che passa da un ragazzo all'altro, una che si dà lo shopping sfrenato, e lei invece vorrebbe solo essere amata per quella che è. Con Oceano ha un ruolo, cioè hanno un rapporto più che un ruolo quasi di madre e figlio, perché lei la vede come mamma Oceano. E Oceano di conseguenza la preferisce perché è l'unica che la tratta con affettuosità, con quasi amore, anche se lei è morbosa, intendo Oceano. La protagonista quindi va spesso volentieri in acqua, è di sua spontanea volontà, sta in acqua e parla con lei, si confida con lei, come se fosse sua madre. Ed è per questo anche che per Oceano poi sarà difficile essere più severa con lei rispetto, quindi punire come dovrebbe essere punita rispetto a tutte le altre sirene che ha avuto. E qua si tratta sia della cosa più stupida, per esempio interrompere il canto mentre stanno eseguendo appunto questo canto. Interrompersi sarebbe una punizione da parte di Oceano, solitamente equivalente alla morte. Per le altre sirene è stato così, però
Per lei invece viene fatto un trattamento speciale perché Oceano la sente come figlia rispetto a tutte le altre. Quindi ho apprezzato questo ruolo di madre, ma nello stesso tempo di, non lo so, carceraria di Oceano, ma avrei voluto che si sviluppasse meglio perché avrei voluto sapere di più di cosa c'è dietro. E la fine è stata quella che mi aspettavo. Quindi mi è piaciuta particolarmente. E la scritta di Kiera Cass, lo scrive di Kiera Cass, a me piace, io l'ho trovato molto scorrevole, sia di The Selection, sia di qua, troviamo sempre che è una Kiera Cass capace di descrivere molto bene le emozioni, i sentimenti e di farti entrare alla fine come se fossi anche tu parte di queste sirene. E niente, questa è praticamente stata la mia opinione di questo libro che ha un costo di 17,90 euro. Ci sono stati, ho letto diverse opinioni, c'è chi non l'ho apprezzato, chi non ha piaciuto nemmeno The Selection. A me è piaciuto The Selection, va molto a gusto e va molto a preferenza, quindi su quello dovete vedere voi se vi interessa. Leggere più che altro una storia diversa delle sirene, farvi un'idea diversa dalla solita sirenetta, ecco, sicuramente questo è il libro che farò per voi. E niente, questo era tutto. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo in un altro video. Ciao!